comando grande. Ma intanto noi siamo qui in due, ma c'è la nutrita rappresentanza, sì, esatto, dei collaboratori storici di Mazda che sono qui, magari alzatevi un attimo, così in futuro vi riconosco. Allora, la nostra presentazione in realtà è un po' più lunga di quello che avremmo voluto all'inizio, perché insomma ci fa piacere, Alessandro è moltissimi anni che ci invita, ci siamo conosciuti penso proprio quando stava per subentrare, sì, esatto, a Blender Italia, si è presentato con grandissime idee e progetti tutti in una volta alla Blender, sì, Conference. Ho portato anche forse un po' di confusione. E quindi diciamo in onore di questa richiesta che ci ha fatto da tanti anni di partecipare, abbiamo molto più materiale di quello che forse riusciremo a mostrare, quindi ci scuserete se andremo un po' veloci o se tenterò di andare io a lasciare poco spazio a Corrado per accelerare, avendo preparato io la presentazione direttamente. Dunque, capita che l'anno scorso è stato il nostro decennale, diciamo, di Mad, ma è anche il decennale per noi di lavorare con Blender, di fatto, e in realtà questa presentazione che dovrebbe illustrare come abbiamo utilizzato alla fine Blender per ogni singola fase del processo e anche in parte la storia dell'incidentale processo di formazione di mostri di animazione 3D, perché è capitato, non è stata una cosa realmente progettata. Ci conoscete, ma nel caso ci ricontattiamo dopo anche con gli altri. Abbiamo una brevissima resumat per chi non ha proprio idea di che cosa abbiamo fatto in questi anni. Metto un audio sul, se ce l'avete sul... nascita casuale, preciso che ovviamente non è proprio senza alcun tipo di esperienza, ma quasi vicino, è che il budget era piccolo, ma esisteva, altrimenti sarebbe stato veramente molto più difficile. Se la schiavi tu. La prima cosa che abbiamo fatto è stata Arte della Felicità, come Studio Mad, il primo progetto importante, è stato un progetto anche molto fortunato perché ha vinto il più grande riconoscimento europeo dell'animazione, che è l'European Film Award nel 2014, e per me ha avuto molto valore perché, come dicevo, e illustreremo nelle prossime slide, praticamente nessuno di noi sapeva che cosa stava facendo, dal produttore all'ultimo operatore. Il produttore non aveva mai fatto film, tanto meno di animazione, non aveva idea di quanto costasse, non aveva mai fatto più di 26-27 minuti consecutivi in mediometraggio, quindi ci siamo messi tutti quanti insieme e abbiamo realizzato questo film. Vi faccio vedere il teaser. Non buttare il tuo talento, fratellino. Se si tratta della mia vita, faccio quello che mi pare. E ora sei un tassinaro qualsiasi in un cesso di città. Un signor nessuno. È che io non ricordo più chi sono. Che vuol dire non ricordo? Siamo qui, siamo ora, siamo quello che possiamo, quello che ci riesce meglio. Secondo lei, c'è davvero un'altra vita, un'altra occasione? Ti prego, solo il tuo nome. Sergio. Io sono Antonia. Ci rivedremo, vero? Allora, niente po'.
descrivere meglio che cosa significava non sapere cosa stavamo facendo, che questo video che imbarazzerà molte persone qua in prima fila, ma che non so se riuscire a mostrare tutto sempre per questione di tempo, ma potete ritrovarlo su YouTube se cercate Backstage Arte della Felicità, ma forse su Vimeo, o forse su Vimeo, comunque lo trovate cercando su internet. Articolato, e noi avevamo un modello 3D dell'automobile, che è una Mercedes, non ricordo più il modello, era una Mercedes. Esatto, sì. E dentro quest'auto noi avevamo predisposto una quarantina di inquadrature tipo, perché comunque in un modo o nell'altro dentro un'auto quelle sono le possibilità, da un lato, dall'altro, dal basso, qui dall'alto, da dietro, da davanti. E una volta fatte queste le abbiamo esportate e i nostri scenografi poi le hanno dipinte nel software di grafica, insomma, cioè, da dire comunque il 3D. Ecco, questo è il modello 3D da sotto. I personaggi non sono come avete animati, anche la character animation ancora in questa fase, che tanto all'inizio del film abbiamo cambiato un sacco di metodi. All'inizio alla fine vi spiegheremo a breve perché, ma all'inizio qui c'erano delle teste che usavamo per riferimento, le teste e le mani sono per i disegnatori le cose più difficili da disegnare con coerenza volumetrica nel treno, nello spazio, se sono realistiche. Quindi in questo caso ci aiutavamo usando dei modelli di riferimento, e Corrado aveva trovato che c'era un rapporto tra questa donna che ci fu fornito gratuitamente alla casa l'autrice, che si chiama adesso Mo, prima si chiamava Studio Pro, che si integrava con un altro programma della stessa casa che era Pose, che permetteva di muovere le mani dentro con gli slider dentro questo sì, programma. Sì, un rig 3D molto molto semplice, però funzionava solo nel scale. Ed ecco Blender, funziona, qui vedete, la macchina fu realizzata interamente in 3D da Corrado e la fu usata per creare delle immagini di riferimento di tutte le inquadrature scenografiche e quelle che abbiamo dipinto. In altri casi usavamo SketchUp per fare le ricostruzioni delle strade, o Google Maps e Street View per... Poi abbiamo usato 3D anche per gli scorrimenti esterni, ovviamente, tutte le inquadrature in quella macchina, anche se viste da dentro l'automobile, all'esterno c'è la città. E quindi sono uscite animazioni 3D a arrivare sulla fine del progetto, eravamo, penso, gli ultimi 3-4 mesi di produzione, e mancava circa metà film,
e quindi decidemmo di, visto che c'è ancora la nostra esperienza con il 3D, cioè i nostri collaboratori e collaboratrici avevano anche imparato man mano ad animare, tutte le scene della metà del film in poi in cui Sergio è da solo le abbiamo realizzate interamente in 3D, definendo quella che poi sarebbe stata in pratica la nostra pipeline futura. Però ci siamo arrivati agli ultimi 6 mesi di produzione con notevoli sforzi e difficoltà, cercando anche di fare qualcosa che sembrasse compatibile con quello che avevamo fatto prima, ovviamente. E c'è questo, esatto, c'è questo, un'altra delle grandi sfide di questo film. Gran parte della città che vedete è stata ricostruita realmente, ovviamente non minuziosamente, è stata vedendo qui la realtà di cosa c'è dietro lo schermo, cioè avevamo usato le planimetrie di un programma che all'epoca era tipo quello che si usava per i tonton, diciamo, che dava le planimetrie altimetriche della città e almeno le strade principali. Poi con un altro programmino open source riempimmo le isole di alcuni palazzi, adesso si potrebbe fare benissimo con geometri noti, sì, ma all'epoca non c'era. E quindi avevamo 3-4 tipologie di palazzi, in questa visione è evidente che non sono così vari, però avevamo zone di quartieri un po' più case, come erano sì, per case Venezia, case... Sì, provate i modelli 3D utilizzabili che, insomma, che si potevano usare, erano delle produzioni di Venezia, di Parigi e una città americana generica, quindi grattacieli ovviamente a Napoli. Più relegati alla zona del... Comunque questa cosa qui fu un investimento, perché alla fine tutti i fondi di movimento della macchina, la macchina era risolta esportando e dipingendo, queste vedete, sono le geometrie effettive dei palazzi nei campi lunghi, e poi avevamo 3-4 palazzi particolari dettagliati scena per scena per gli scorrimenti sul fondo. Dunque, qua il discorso era che queste erano le idee che ci eravamo fatte di come si faceva un film, un po' guardando i backstage, un po' guardando i tutorial, un po' sapendo, io l'ho fatto una volta nella vita, ho avuto questi problemi, viene fuori questa cosa con una serie di note che producono questo casino che vedete qui, diciamo, perché... che sapevamo fare le cose singole ma farle collegare tra loro era un per po' più complicato, importava esce un programma, entra in un altro, poi esporta, ritorna lì, ma quello è sempre... E l'esempio culmine di questo fu il mio primo giorno su Arte della Società, perché avevo finito un'altra produzione che era in corso da prima, in cui mi fu detto da Alessandro il regista, ma guarda, c'è la scena del gabbiano, dobbiamo fare il gabbiano che vola sulla città, però c'è anche questa scena della tempesta, cioè, di cui abbiamo perso i file sorgente, abbiamo solo i rendering finali, e fortunatamente riuscimmo a rimandare la cosa sufficientemente per tenerci quella com'era, perché rifarla da capo era... ed è rimasta così, è rimasta così, non potremmo mai più rigenerare, no, abbiamo rimasto per fare il sorgente, però per far capire che questo è uno dei grandi problemi delle pipeline, cioè entrare e uscire continuamente da programmi e fare altro. Dunque, adesso avevamo cominciato a lavorare open source, e qui c'è un'altra chicca che, diciamo, ho mostrato qualche volta in brevi frammenti alla Blender Conference, la potete recuperare online, ma ci tengo perché questo è stato un atto fondativo anche di un metodo. Questo è il primo progetto che abbiamo fatto interamente in Blender, era un progetto un po' strano, perché il mio collega di una vita, diciamo, è il maestro di un ragazzo di biliardo, che è un noto disegnatore di Landog, a un certo punto la storia si è trasferita ad Anagni e ha cominciato a cantare in questo coro polifonico di Anagni. Solo che siccome una persona artisticamente turbolenta ha deciso di complicarsi la vita e fare delle proiezioni dietro in sync con loro che cantano a cappella su questa cosa, e ci hanno contattato per fare queste animazioni, di cui però alla fine sono venuti fuori 29 minuti di animazione, che era un lavoretto per noi, sono qui tutti presenti, quelli l'hanno fatto, più Francesco Filippini che fece il character design. Vi faccio vedere un brevissimo esempio per capire di chi si tratta. Erano animazioni alle stile sul basso, sono tutte quante molto piatte, ma sfruttavano già da subito l'idea che potevamo animare anche in 2D con il 3D. E sono in realtà, erano come dei quadri animati che si muovevano alle spalle di chi cantava. Dunque, la prima cosa, questo è per dimostrare che era fatto interamente in Blender, quindi le scene erano 3D completamente, era tutto fatto in Blender. E scoprimo questa cosa che per me fu una sorta di rivelazione, che nel 2014 Blender poteva montare nel video editor le scene direttamente, scene che potevano essere poi importate da altre scene rimontate. Questo siamo nel 2014, per me fu una rivelazione, dai, è una cosa fantastica, potremmo fare appunto che noi non montiamo più il film perché lo teniamo direttamente in scena. Ovviamente
questo esperimento del 2014 dimostrò che all'epoca non era possibile, era tutto lentissimo, non era facile girare le scene e così via, però ci ho tenuto a mostrare queste cose perché sono tutti temi di cui si parla oggi, eh. Cioè oggi si parla in animazione, se partecipate alle chat di Blender si parla dell'NLA, si parla del video sequenziator, si parla del geometry nodes, sono tutti problemi che in realtà avvengono alla produzione e che risolvono cose che gli artisti di fatto fanno comunque in un modo empirico aggirando il problema, ma sono delle cose che possono essere agevolate. Dunque questo è stato un progetto importante perché di fatto era apri Blender, esporta, solo chi ci ha lavorato sa la sofferenza che è stata rimanere lì dentro tutto il tempo, ma con lo scopo di questo network è anche dire che alla fine se uno soffre un po' in una fase con Blender si può interagire, modificare il programma, migliorarlo e renderlo più proficuo nelle volte successive, ma a patto di sapere cosa serve e come si fa. Bene, poco dopo abbiamo realizzato questo altro lungometraggio. Anche di questo vedete un backstage più esteso sulla questo su YouTube. Su YouTube, e anche c'è vari backstage anche che riguardano le musiche, c'è una serie di 3-4 video documentaristici su questo. È stato un ottimo successo per noi e ha vinto 2 Davide Donatello, uno come miglior produttore, l'altro come migliori effetti visivi, perché è stato considerato che sono 80 minuti di effetti visivi completi in Italia. E inoltre è stato un film importantissimo, questo è stato prevalentemente con Blender, perché è stato il primo film in Italia a andare in concorso in una sezione di Venezia con gli altri film non animati, cioè come in convenzione normale, che riconosce il valore anche di un medium. Mentre nei filmati che ho visto precedentemente erano tutti quanti raffazzonati, non so se avete notato, era un ambiente un po' strano, perché era il piano di sopra, il cinema modernissimo, che è a poca distanza da qui, abbiamo una saletta che si chiama Videodrome e che il produttore, essendo anche il proprietario del cinema, ci aveva concesso per lavorare. Diciamo, lo spazio era forse da lì a qui, era questo. Però era uno spazio molto piacevole, a cui eravamo affezionati. Il grande vantaggio fu che qui avevamo anche uno studio, ci siamo spostati negli studi che occupiamo attualmente a Piazza del Gesù, e questo è stato lo schema che abbiamo seguito con questa produzione. La cosa più importante che abbiamo introdotto e che poi sarà un po' sospesa ma è di nuovo attuale, e qui parliamo sempre del 2017-2016 di produzione, è la motion capture in una maniera che sia editabile direttamente nel programma, cioè non cancellare il lavoro degli animatori ma renderlo assistito in qualche modo. La prima cosa che abbiamo dovuto fare è migliorare il sistema di rig, trovate anche l'intervento più lungo perché era andato veloce, rendendo possibile fare delle cose che Rigify non faceva completamente all'epoca, e poi integrare questo sistema di motion capture fatto sempre alla maniera nostra, perché non avevamo molti soldi, quindi avevamo una sala che era lo studio di registrazione all'epoca, comprammo 2-3 Kinect dell'Xbox 360 e le collegammo in maniera da catturare le estrazioni dati del movimento, veniva processato e poi poteva essere incollato. Qui c'è la parte importante perché siamo studi animazione e non volevamo lavorare solo in motion capture, volevamo che gli animatori potessero interagire con la motion capture decidendo come si farebbe il rotoscopio, questo fotogramma lo voglio, questo lo voglio, questo lo voglio, gli altri li faccio io. All'epoca non potevamo catturare le mani e i volti, ma comunque il risultato è stato che alla fine del salto parecchio potevamo avere cose di questo tipo, camminate già impostate, qui vedete un po' il processo, che ripeto descrivo meglio nella talk della Blender Conference, qui solo per raccontare la storia. Qui l'animatore poteva scegliere le pose da tenere e poi eventualmente aggiungere altre e buttare tutti gli altri dati di motion capture e quindi agire poi su un file che era più maneggevole di quello che c'era. E infine il vantaggio è che riuscivamo anche a incollare queste animazioni su più personaggi. E potevamo avere una cosa particolare che era tediosa da fare, camminate diverse di varie persone senza doverle costruire. L'altro tema principale è che lavoravamo già da traccia su quello che vedi, quello è, cioè in finestra l'animatore doveva poter vedere una cosa il più approssimata possibile al risultato finale. Questo di fatto dimostra che è 3D, ma lo vedevamo flat, praticamente è il fotogramma senza la post-produzione, quello che vedevamo qui. Ma abbiamo dovuto portare delle modifiche in Blender, perché in questo film, ci sono accorato a brevissimo, avevamo
centinaia di personaggi, animali, tutte cose che gli fare all'epoca non faceva, noi le abbiamo fatte per noi, e questo è stato il nostro primo, alla fine di questo film ho incontrato Francesco Sindi a Lanzi, che è venuto alla nostra presentazione, e mi ha detto, allora tu sei l'unico, forse l'ultimo che sa come funzionare di fare, se dice che lo usate, diventate maintainer e portate le modifiche in, in Blender, il motivo per questo trovate tutti i metaring animali disponibili, purtroppo ci scuserete, non aggiornati da un po', ma abbiamo tolto da fare le prime cose. Le scenografie sono troppo pari, ma di fatto il principio è lo stesso, cercare di ottenere una base su cui gli animatori, i pittori potessero lavorare e completare. Diciamo che è un'evoluzione ulteriore di quel processo che abbiamo usato sull'arte della digitale. Per cui alla fine il personaggio si inserisce in mezzo a questi fogli disegnati finali, ma era un lavoro fatto molto a mano. In questo caso non so se era Barbara o Anna Rita a fare questa scenografia che veniva dipinto a mano dopo per aggiungere qualità e dettagli. Arriviamo al penultimo capitolo, Nuove strade. Questa è stata una parentesi divertente di Mad. Adesso Antonio Capuano è molto sui giornali perché è stato riconosciuto anche come maestro ufficiale da Sorrentino. Sono usciti molti film negli ultimi anni, in cui questa follia, una follia vera e propria prodotta da Mad, come vedete quell'essere lì sopra è stato fatto, cioè siamo entrati in quella che chiama l'industria indipendente degli effetti speciali. Vi traduco che significa, cioè industria sarebbe se siamo quattro persone che lo fanno in uno studio e indipendente che non ci stanno soldi, quindi potete fare con un quarto per farlo. No, cioè, certo, se vai da Edi lo fanno benissimo, ma non hai più il costo per fare il film, fai solo l'effetto. Quindi cos'è? Capuano, penso l'avete visto in televisione, avete sentito parlare, è un personaggio particolare, mi consegna questa roba qui e dice no, mi stai cantando, devi cantare. Ma la ripresa l'ha già fatta. Come l'hai già fatta? Sì, la ripresa l'hai già fatta, risposta, fa, non ti preoccupare, va bene, ok. Insomma, alla fine, se non ce l'hai fatto, abbiamo dovuto rifare il cane da capo in 3D, però senza budget. Dunque, che si fa? C'eravamo ancora queste Kinect, diceva, guarda, abbiamo fatto il cane, però almeno deve avere le dimensioni e le proporzioni di questo cane. E quindi abbiamo fatto una stanzione 3D con la Kinect per avere almeno le proporzioni in forma di questo cane. C'è da dire che è un po' diverso, anche perché la testatrice ha fatto una toilettatura diversa prima di portarlo al set, quindi abbiamo ricostruito con la toilettatura che aveva in quel momento. Il processo è più o meno questo, ed è divertente, è stato un divertismante, lo faccio vedere, perché sono sempre temi. Si sta parlando di capelli, geometri nodes, simulazioni non ci sono ancora. Questo è sempre 2017-2018. Come ci mancavamo prima. Quindi abbiamo fatto questa cosa qui, poi veniva ecologizzato con molti dettagli, surfaceato, le texture, abbiamo fatto uno shooting fotografico con il buon Dario Carise, compagno di Ivana, che è nostra animatrice, si è prestato e ha fatto una serie contemporanea alle scanse di Kinect, uno shooting fotografico molto dettagliato, perché abbiamo avuto le texture di altissima qualità da riproiettare al di sotto del pelo, poi avete moltissime operazioni complicate sul pelo, qua vedete di Anton Nossi nel tentativo di farlo funzionare come volevamo, cioè come funzionano gli altri system di altri programmi, e infine questo che tornerà a brevissimo, cioè ce l'avete adesso già in Blender 3.6 e 3.5, abbiamo dovuto creare dei nuovi sample per Inkify, perché la bocca e il volto di un cane non sono articolabili in quel modo, e quindi abbiamo reso possibile creare bocche con forme multiple e trasformabili, e questo è il risultato finale del nostro amico Fred, come è venuto renderizzato. Tuttavia lo vedete nel suo stato di grazia, lo vedete ancora nello stato di grazia qui nell'animazione, perché questo è prima che Antonio facesse la color. Antonio ha fatto la color, che consiste di prendere questo filmato, prendere la vetta e la saturazione e portarla oltre il limite massimo. Quindi se lo andate a vedere al cinema è tutto tipo fluorescente. Io avevo chiesto di poterlo integrare io, ma quindi alla fine è tutto disintegrato, il colore è una roba surreale, e che può essere tutta bene con la clip che è lì sotto in basso al tutto. È uno spoiler del film per farvi capire che cosa Antonio Capuano ha pensato di fare questo caso. Ok, questo però ci ha portato a un'altra situazione. Stavamo nel mondo di FX, ma dell'animazione. Io avevo un'amicizia storica con Igor Tuveri, che è in arte Igor, che ha realizzato questo bellissimo film al cinema un paio di 2-3 anni fa, che si chiama 5 il numero perfetto. E 5 il numero perfetto ci ha permesso di fare tante cose che avete già visto e che amavamo.
dei titoli di testa e di coda non si fanno più al cinema, non si fanno agli anni 60, 70. Igor ha voluto fare i titoli di testa e di coda in animazione e ci ha chiesto di fare uno stile simile a quello di Soul Bass, che noi avevamo fatto appunto in Canta Animando, e quindi ci siamo andati a nozze perché era una cosa che ci piaceva tantissimo fare. Questo trovate su YouTube tranquillamente. Ma in più c'era degli effetti da fare molto particolari. Andiamo, siamo un pochissimo lungo, ma accelero, Alessandro. Sì, grazie. Questi sono effetti che devono riflettere quelli del film. Ho anche trovato un backstage molto bello per approfondire, ma abbiamo fatto qui un lavoro un po' più strutturato. Di fatto deve essere surreale e realistico allo stesso tempo, e c'è stato ovviamente un'infinità di problemi, perché ovviamente quando hai a che fare con degli attori di un certo tipo, l'esperienza che puoi fare sul set con gli screen e altro è complicato. Questo è lo shot più complicato, vi racconto solo questo per aneddoto. La vasca che serviva per fare la vasca sarebbe un set in green screen enorme, doveva permettere di fare queste due riprese, ma non ce l'avevamo a Roma. La massima azimut che avevamo era 10 metri, quindi abbiamo dovuto fare due riprese un po' più inclinate. Il vantaggio è che avevamo fatto delle previsualizzazioni. Saltiamo anche questo, a più pari. Abbiamo fatto le previsualizzazioni in Blender, che abbiamo portato sul set per metterci d'accordo con Igor. Vedete nel backstage, siamo spesso io e Igor comportati durante le pause lavorazioni del set, in cui decidevamo come portare avanti questa cosa. È stata una collaborazione fantastica, ma poi abbiamo chiuso con gli effetti visivi almeno per ora, e siamo passati a una fase successiva di MAD. Prima lavoravamo quasi tutti sugli stessi progetti insieme, qui abbiamo cominciato a lavorare in parallelo. Di questo progetto lascio parlare Corrado, perché ci ha lavorato più lui, inizio a far andare c'è un piccolo trailer, esatto, no. Però continui a parlarci sì, ci parlo sopra direttamente. Tutto questo ovviamente abbiamo avuto dopo Caltacenerentola, quando sono iniziati ad arrivare altri progetti, altri lavori, si è iniziato a dover ragionare di fare più progetti contemporaneamente. Questo qui era il lungo che abbiamo fatto, l'ultimo lungo al momento di Mad Entertainment, è andato al Festival di Locarno ormai 2 anni fa, e questo è insomma un'evoluzione con tutto quello che abbiamo fatto precedentemente. Se insomma avete notato il passaggio riguardo alle scenografie tra A te la felicità e Caltacenerentola, qui il ragionamento è stato: ma nel momento in cui dobbiamo esportare da Blender tutte queste cose, poi dopo dipingerci sopra e importarle comunque in Blender per fare un'altra serie di operazioni, tanto vale usare direttamente uno shading diverso, un po' di composite diverso, per ottenere questo risultato che esce da Blender direttamente ricompositato senza dover passare per il passaggio intermedio. Quindi abbiamo studiato tutto un metodo per ottenere un risultato un po' più pittorico, che vuol dire abbiamo dovuto abbandonare tra virgolette la nostra base in Vertex Color per introdurre Vertex, ma è una cosa particolarmente innovativa, però cercando di mantenere una certa leggerezza, perché la filosofia principale è che quello che potevamo vedere in finestra doveva essere molto vicino all'export finale senza dover appesantire troppo il software, era ovviamente il primo obiettivo. Qua potete vedere proprio delle scene finali più avanti, che mostrano anche un po' un passaggio. La cosa che mi piace raccontare di questo film è che nasce da una bugia molto grande, che è questa, ed ovvero il regista, dopo aver fatto un film chiuso dentro un'automobile, poi un film chiuso dentro una nave da crociera all'interno di un porto, si domandò se non era a caso finalmente di essere liberi e fare un film con dei personaggi da soli in mezzo alla vegetazione, non si vede niente, non c'è, cosa c'è dietro, cosa c'è avanti. Non fa nulla. Però già qua, questo persi nella giungla, non è che farlo chiuso dentro a una nave fosse male, o almeno per lui come regista non poteva fare quadratura che voleva, però per noi doverlo realizzare dava dei limiti, dei piccoli aggiusti. Persi nella giungla non è proprio una cosa semplice, e quindi abbiamo dovuto ricreare tutta questa nostra giungla, ovviamente in uno stile che fosse il nostro, non necessariamente uno troppo realistico, ma contemporaneamente ci si potesse riconoscere in quello che stiamo facendo. Qua abbiamo insomma alcuni reduci da questo progetto che sanno quante volte hanno dovuto rifare questa vegetazione, non lo so, l'hanno sofferto, perché ovviamente non riuscivamo a trovare un connubio corretto tra tutte queste cose, che comunque abbiamo sempre affrontato tutti i nostri progetti con una prima fase di sperimentazione molto molto forte. Ovviamente l'altra bugia, oltre al fatto della vegetazione, che non è uno scherzo, non è una piccolezza, ma è un problema più grande del farlo in un posto chiuso, è con solo due personaggi.
siamo arrivati a un conteggio finale che ormai ho perso, che comunque oltre i 200 caratteri animati, quindi non ha neanche funzionato quello. Però nonostante questo abbiamo dovuto in qualche modo, cioè ce la siamo scampata. Questo è un esempio per una delle piante, questa è una scenografia intera. Come vedete in finestra è abbastanza navigabile, ci sono anche comunque delle ombre proiettate. Faccio presente che questo l'abbiamo fatto in Blender 2.79, quindi ancora non c'era Eevee, questo è ancora Blender interna. E insomma dalla ma scena c'era ma abbiamo deciso di non usarlo. Di produzione sono rimasti sulla... Era una fase veramente embrionale e la cosa che notai all'inizio di usare Blender 2.8 fu proprio che la finestra 3D, la 3D viewport, era molto più lenta in look dev di quanto poi dopo. Adesso è velocissima, al tempo per noi, per quello che volevamo fare, non consentiva questo tipo di operazione, quindi ci siamo sacrificati rimanendo nella versione precedente. Per riassumere quanto più velocemente possibile il discorso del progresso dei livelli del background, il ragionamento è prima noi esportavamo tutti questi livelli che poi venivano dati agli scenografi, ci dovevano dipingere sopra per ottenere qualcosa di vicino, adesso invece venivano mescolati insieme in post-produzione praticamente, e veniva fatto direttamente questa compressione di tutto, mantenendo sempre la filosofia di separare i livelli di scenografia dai personaggi completamente. Se vedete, noi abbiamo anche quello che c'è dietro, non prendiamo il fotogramma finito e poi usavamo almeno al tempo degli ID per separare i personaggi, proprio c'è l'idea di esportarli in maniera completamente separata per poi poter fare anche, a volte ci sono dei movimenti 2D fasulli inseriti all'interno di un'inquadratura in 3D per dare ulteriormente quella sensazione di animazione tradizionale che altrimenti si potrebbe un po' perdere. Quindi qua si è abbastanza semplificata la nostra pipeline, come vedete si partiva da uno storyboard, poi c'era un videoboard e alla fine l'unico punto in cui si usciva da Blender era nella zona di compositing finale per poi dopo passare al montaggio. E già è meglio rispetto a... È meglio, ma io ho sempre questa ambizione di fare tutto in Blender e quindi abbiamo fatto la prima parallelamente. C'è stato questo corto che è stato fatto in parallelo alla produzione di questo lungo, in cui abbiamo cominciato a sperimentare l'integrazione tra Chris Penzi e... sia per l'animazione che per il rendering e i fondali di video. Vedete, questa è una scenografia che interamente 3D è tutta in viewport e fu fatto credo con Blender 2.8 credo. Peccato non c'è vedo. Sì, no, perché erano, questo era anche un alpha build con una patch mia perché poi dovevo usare LineArt che all'epoca non era ancora, si chiamava Lampre credo, sì. E non era ancora disponibile, quindi fece una serie di complicazioni per poter usare questa cosa. Ma ci dimostrò questo progetto due cose: uno, che potevamo interagire molto bene con Chris Pencil sui fondi ma anche sull'animazione, qui salto rapidissimo per non rubare troppo tempo agli altri, questa è un'animazione in cui quello che vedete sotto il rospo è 3D ma poi è ricalcato con la linea a mano perché l'ampre non funzionava molto bene in alcuni casi, e questo effetto che vedete è fatto praticamente come si faceva un tempo sul rotovetro in 2D sopra. In più anche la nostra viewport shading era ormai molto vicino, questo è il flat, ma avevamo anche una versione rendered perfettamente funzionante, ora in qualche secondo si vedrà. Ecco, attivata la versione render, precompilata, esce, ci sarà esattamente il risultato che abbiamo usato nel corto finale. Quindi questo è di nuovo stato un corto faticoso per tutta una serie di ragioni, ma ha dimostrato che possiamo fare una serie di cose, e anche questo è quello che ci ha portato all'ultimo passaggio finale. Questa signora per esempio ha una cosa molto particolare, che gli occhi davanti si sono disegnati sul vetro e quelli dietro sono normali. Abbiamo cominciato a usare i post library per far muovere in maniera sincrona le righe degli occhiali e le righe degli occhi, che sono due righe diverse, una cosa un po' complicata da spiegare in poco tempo, ma di fatto ha introdotto quello che avremmo usato dopo. Alla fine di questo progetto abbiamo fatto la nostra ultima sfida, abbiamo fatto lungometraggi, ma perché non fare una serie animata? Ci sarebbero moltissime ragioni per cui non andrebbe fatta in uno studio così piccolo, ma siamo riusciti a portare avanti questo progetto che è stato concluso, è andato in onda l'anno scorso su Rai Yo-Yo ed è ancora disponibile su Rai Play. È stato tra i migliori ascolti della stagione passata, al punto che ci hanno commissionato la seconda serie che è adesso in lavorazione. Ora siamo in scrittura e a breve cominceremo la produzione. Dunque, qui per farvi capire il problema, perché non si dovrebbe fare, questa è la durata approssimativa di un film MAD
Tornerete un approfondimento su questo sempre alla Bender Conference, ma è solo per determinarvi dove siamo arrivati, dove eravamo partiti. Ci sono in genere tre atti con ognuno delle sue sequenze, bla bla, ma ci mettevamo grande in mezzo. Questa serie dura 286 minuti, quindi circa 5 volte tanto, ma 6 anni. E ognuno di questi episodi ha la complessità propria. Di fatto questo è uno schema di come noi in genere, arrivati al terzo film, più approcciamo i film, e l'ho semplificato, messo in linea anche se in parallelo. Più o meno gli artisti fanno delle cose qua in 2D, poi passano autoreparto, che passano autoreparto, e lo scopo nostro era quello di cercare di semplificare le cose. Quindi già avere una pipeline molto più snella, in cui gli storyboard erano fatti in Blender, ma erano fatti in Blender, cioè in Blender, il montaggio anche era fatto in Blender finale, ci ha risolto molti problemi. Non facciamo tutto praticamente la stessa scena, ma tutto il lavoro che facciamo è portato avanti da una scena all'altra. Di fatto abbiamo compresso molte fasi in questa di storyboard, che in realtà per noi è storyboard, animatic e layout messo insieme, perché non abbiamo il tempo di sviluppare singolarmente ciascuna di queste fasi. Siamo giunti a un processo che secondo me è abbastanza efficiente, in cui il passaggio dallo storyboard all'animazione è abbastanza naturale, perché sono coinvolte anche le stesse persone che fanno lo storyboard nella parte di animazione. Quindi esteticamente abbiamo fatto un lavoro più che altro di cercare di stabilire una coerenza logica, di usare questi labbri già nello storyboard prima ancora di avere, qui c'è un parallelo delle tre fasi. Lì sopra c'è lo storyboard, quello dell'animazione, e questo è il render finale realizzato tutto in Blender. Questo anche noi in finestra, con un piccolo passaggio del compositor, ma però basilare, che ad oggi, fra, penso, nelle prossime una o due release minori potrebbe essere fatto col viewport composto direttamente. Quindi di fatto questo è una mesh di corrispondenza dai nostri design, le nostre cose. Qui abbiamo di nuovo utilizzato la post library per applicare anche le luci. Questa è stata la novità di questo progetto. Siccome una serie e le illuminazioni devono essere coerenti di episodio a episodio, di minuto in minuto, c'erano preset di luci che potevano essere richiamate a seconda delle condizioni. Se si viene a creare una condizione, viene creato un nuovo set di luci, e funziona così anche per le scenografie, che, come dice What is this, what you get, lo prendi in finestra, è esattamente quello che vedrai in render. Ovviamente se passi alla visione compilata con gli shader, non è così performante la viewport da vedere l'animazione completamente a 12 o a 24, ma è ottima per vedere in un istante com'era l'animazione e come. Dunque, alla fine la nostra pipeline è composta prevalentemente di Blender, per la maggiore, Krita o qualche altro programma, anche Procreate per esempio sul tablet, per chi preferisce. Anche queste qui sono cose come le nostre del passato, non che non si possano fare in Blender per chi è un grande fanatico, ma sicuramente non è così comodo ancora come fare altrove. E in più abbiamo giusto quello che è veramente scomodo fare in Blender, il lavoro di ufficio, con un pacchetto che è sempre gratuito. Siamo lo sarei in Blender per fare Excel. Quindi sarebbe il momento delle domande, ma avevo già previsto che forse non c'è tempo, quindi mi rimetto ad Alessandro, sì, per decidere. Si è andato un po' ottimo.